andiamo a fare una ricetta dolce, semplicissima da fare, veramente deliziosa. Si tratta di una cheesecake cotta al cioccolato. Partiamo con la base di questa ricetta e abbiamo 250 grammi di biscotti. A me nella cheesecake piacciono i novellini. Inizio con i pugni a dargli una piccola schiacciata in modo da romperli già leggermente e poi li andremo a frullare con ogni base di ogni cheesecake. Andiamo a metterli all'interno di un frullatore a dare una bella passata. Andiamo a prendere una ciotola, andiamo a versare questi biscotti frullati all'interno di una ciotola abbastanza capiente. Dopodiché 120 grammi di burro. Il burro naturalmente deve essere fuso. Andiamo a versare il nostro burro all'interno dei biscotti e andiamo a fare quella che è una base cheesecake. Pensate che da questa base si può fare sia la base cotta che la base non cotta, quindi la base che noi intendiamo come una cheesecake cruda, a crudo. Mescoliamo bene. Allora ragazzi, a questo punto abbiamo la base per la nostra cheesecake. Prendiamo una teglia, questa qua è una teglia da 24 cm. Andiamo a versare all'interno della teglia quello che abbiamo fatto. Vedete che è velocissimo, eh? Andiamo ad allargare la nostra base e con un cucchiaio premiamola molto molto bene. Vedete che questo è il risultato. Questa parte qua la metto da parte, ricordatevi cosa abbiamo fatto fino a qua. 800 grammi di formaggio spalmabile, mettiamolo all'interno di un contenitore, 4 uova, una e l'ultima, 4, 150 grammi di zucchero, mettiamo qua dentro, tutto insieme ragazzi, è veramente una ricetta easy, veramente smart, 20 grammi di cacao amaro e 2 cucchiai di rum, vado? Frusta elettrica e vado a lavorare per bene l'impasto. Iniziamo piano, man mano naturalmente aumentiamo la velocità. A questo punto non ci resta che andare a prendere la crema e andarla a versare sopra la nostra base. Andiamo a lisciare leggermente il tutto e a battere leggermente in modo che non ci siano bolle di aria. Ragazzi, andiamola a mettere in forno, 180 gradi, forno statico per 50 minuti. E questa è la nostra cheesecake. Guarda che bella! A questo punto non mi rimane che aspettare la torta, vi metteremo la fotografia. E intanto vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata e tanta buona cucina. Ciao amici!